Philip alla riscossa. Philip è una piccola locomotiva diesel molto sicura di sé. Il giorno del suo arrivo sull'isola di Sodor, ha sfidato Gordon in una corsa. Ai vostri posti? Pronti, partenza? Via! Vattene via! E Philip continua a dire a tutti di aver vinto, anche se Gordon non stava neanche gareggiando. Un giorno, Philip stava lavorando allo smistamento. Ciao, Philip! Come stai oggi? Ah, alla grande, Thomas! Ehi, guarda quanto riesco ad andare veloce per arrivare dall'altra parte! C'è qualcosa che non va, James. Puoi dirlo forte. Sir Topham vuole che tiri di nuovo il treno merci. Io sono una locomotiva splendida, Thomas. Non dovrei trasportare vecchi vagoni sporchi e polverosi. Oh, James! Hai visto quanto stavo andando veloce? No, Philip, non stavo guardando. Oh, posso fartelo vedere adesso? Vai pure, Philip, facci vedere. Ok, allora, pronti? Si parte! A Thomas piaceva Philip, ma non tutte le altre locomotive la pensavano allo stesso modo. Ah, quella nuova locomotiva si dà davvero troppe arie. Non fa altro che parlare di se stesso. Troppe arie? È buffo che sia proprio tu a dirlo, James. Mi hai visto? Mi hai visto? Mi hai visto questa volta, James? Sì, sì, certo che ti ho visto. Non ci fare caso, Philip. È scontroso perché deve tirare un treno merci. Oh, sono quelli i tuoi vagoni? Li ho smistati io ed è stato facile, direi. Di solito riesco a tirarne molti di più. Sono una locomotiva molto forte. Tu? Forte? Beh, non ti preoccupare. Puoi star certo che prenderò molti altri vagoni prima di partire. Aspetta e vedrai. Ok, ma scommetto che non ne porterai più di me. Ah, capisci cosa intendo, Thomas? Sta sempre a darsi delle arie. Sei pronta, Clarabel? Eccolo che arriva! Sbrigatevi voi due! I nostri passeggeri aspettano! Guarda là, Thomas! Glielo faccio vedere io a quel piccoletto, quello che sa fare una magnifica locomotiva come me! James! James! Ma quanti vagoni stai trasportando? Thomas andò alla stazione di Knapford a prendere i suoi passeggeri. Guardami, Thomas! Sto trasportando molti più vagoni di James! Ma quei vagoni sono vuoti, Philip! Lo so, e sono leggerissimi, ma sono comunque più di quelli di James e ne hanno bisogno subito su alla cava! Quella piccola locomotiva ha una gran faccia tosta a volte. Sì, mi ricorda una piccola locomotiva a vapore che voleva vedere il mondo ad ogni costo. Non passò molto prima che James si pentisse di aver preso così tanti vagoni dallo scalo. Era molto difficile farli muovere, specialmente in salita. Ma
era ancora più difficile tenerli sotto controllo quando era in discesa. Oh, oh no! No! Oh, ah, no! 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 Oh. Aiuto! 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 E poi ci fu un problema. Aiuto! 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 Nel frattempo, Philip aveva consegnato i suoi vagoni vuoti e stava facendo ritorno allo scalo. Sono nei guai! Qualcuno mi aiuti, per favore! Eh? C'è nessuno? Chi va là? Thomas! James! Si può sapere che ci fai lassù? Oh, sei tu! Ho avuto un incidente! Hai detto un incidente? Non ti avvicinare! Penso proprio che cadrò! Sbrigati! Va a chiamare aiuto! Visto, James? Te l'avevo detto o no che ero molto forte? Sì! Grazie! Ma non sono in grado di rimettermi sui binari. Tranquillo, vado a cercare aiuto. Oh, aspetta, non posso. Fortunatamente il macchinista di James trovò un'abitazione da cui poté usare il telefono per dare l'allarme. Pronto? Oh, capisco. Oh, cielo. Ah, e dove è successo esattamente? Percy fu mandato a prendere Rocky, in modo che James potesse essere sollevato e rimesso sui binari. Oh, cielo! Come farò? La mia splendida vernice si è tutta rovinata ora! Perlomeno non ti sei schiantato al suolo! Sì, grazie a me! Proprio così, grazie a Philip! Sì, grazie Philip. Mi dispiace di aver detto che ti dai troppe arie prima. Davvero? Troppe arie? È buffo che sia proprio tu a dirlo, James. Prendere troppi vagoni è quello che io chiamerei darsi delle arie. Mi dispiace, signore. James dovette essere portato all'officina per la riparazione e anche Philip aveva bisogno di cure. Ma prima voleva raccontare la sua avventura a tutte le locomotive. Così, a quel punto mi sono lanciato sotto al tunnel e badaboom! James mi ha atterrato proprio sopra! Ecco com'è andata! E quando Sir Topham è arrivato, ha detto che James si voleva dare un sacco di arie portando tutti quei vagoni! Sei davvero una piccola locomotiva coraggiosa, Philip! E anche forte, direi! Forse! Ma adesso, Philip, sei tu quello che si dà delle arie! Oh. Sì, ma non tante quanto James, però. Dobbiamo assolutamente trovare a quella piccola locomotiva diesel un altro deposito in cui dormire.